Siamo a Pescasseroli, siamo di fronte a Palazzo Sipari, dove è nato Benedetto Croce. E nella bellissima estate di Pescasseroli, un ricordo di Benedetto Croce, che è una mostra che racconta l'importanza di questo personaggio per l'Abruzzo e per l'Italia intera. Simona Orzello, la curatrice di questa esposizione. Dottoressa Orzello, quali sono i tratti distintivi di questa esposizione? Allora, questa è un'esposizione che è stata allestita in occasione del 150esimo anniversario della nascita di Benedetto Croce, che è stata festeggiata qui a Pescasseroli, nel luogo in cui il grande filosofo è nato. Si tratta di una mostra in cui sono allestiti 36 pannelli che raccontano un po' quella che è la vita di Benedetto Croce, e in particolare il suo legame con la terra d'Abruzzo e con Pescasseroli, a cui lui era ovviamente molto legato. E inoltre quest'anno, anzi nello scorso mese di novembre, la mostra è stata ampliata con alcuni pannelli che riportano le testate principali relative alla morte di Benedetto Croce, avvenuta appunto 70 anni fa, con alcune delle firme più importanti del mondo del giornalismo e del mondo della cultura e della politica. Dottoressa Orzello, così uno spunto per i nostri lettori. Quanto è aderente oggi il pensiero di Benedetto Croce sui grandi temi della nostra società? Croce è un classico e dunque il suo pensiero è sempre molto attuale. È un riferimento cui attingere, basta pensare alla storia d'Europa nel secolo XIX, oppure alla legge sul paesaggio, la legge Croce, entrata in vigore l'11 giugno del 1922, che precorreva il tema della tutela dell'ambiente fondamentale ai nostri giorni.